Questa gioia racconta un'avventura e anche una storia di amicizia tra due donne con tanto dolore alle loro spalle, rinchiuse in una casa di cura da cui fuggono. Come sono arrivati questi due personaggi nella mente di Paolo Virzì? Una specie di epifania che mi ha commosso, emozionato e fatto ridere, vedendo per la prima volta insieme Micaela e Valeria sul set del Capitano Umano. Micaela mi era venuta a trovare a sorpresa, io stavo girando un'altra scena, ho visto da lontano Valeria che la stava conducendo dal campo base all'area del catering. Piccine piccine laggiù nella neve che camminavano, una che precedeva l'altra, a un certo punto le ha porto una mano e Micaela gliel'ha presa e l'ha seguita, ma si vedeva che aveva un po' di fiducia ma anche un po' di paura perché non la conosceva, non sapeva chi fosse. Questa cosa che ho visto per un attimo ha fatto venire voglia di mollare la scena che stavo girando e volevo girare l'inquadratura di quelle due donne laggiù, bellissime da guardare, buffe. E tutto è partito da questa immagine, poi naturalmente da una scena che abbiamo girato e che non abbiamo montato, della signora Bernaschi nel Capitale Umano, io ho chiesto a Valeria di provare a girare un possibile finale alternativo invece di lasciarla davanti allo specchio, turbata dalle parole del marito che le chiedeva di venire a festeggiare i successi del proprio fondo, ritrovati a scapito delle fortune del paese. Le ho provato a proporre di girare un'inquadratura un po' avventata, infatti poi non ho montato, gliel'avevo premesso, non sono sicuro che la monto, cioè che la signora Bernaschi invece di provava ad andare verso la festa, ma poi non ce la faceva, era più forte di lei e cominciava a scappare via, prima a passo sempre più veloce, poi di corsa giù per un burrone, levandosi le scarpe, volando via, volando. Però siccome il percorso era molto accidentato, pieno di pietre, di cespugli, io avevo preparato una controfigura. In un certo momento Valeria poteva scomparire dietro un cespuglio e avrebbe continuato la corsa, la controfigura, una stunt, visto che era pericoloso, poteva rischiare la vita. Io ho detto voglio fare due o tre ciacche almeno. E invece Valeria non ha voluto la controfigura, l'ha voluta far lei ed è tornata con i piedi sanguinanti, ferita, sudata, col fiatone, esaltata, che ne voleva fare un'altra e poi un'altra ancora. E lì per la prima volta ho visto Beatrice, ho visto che Valeria aveva voglia di scatenarsi, aveva voglia di togliersi la maschera della buona educazione, dell'ipocrisia, del controllo, per tirar fuori un'euforia, una pazza gioia forse. Ecco, lì è stata un'altra delle immagini che che mi hanno portato a questo nuovo film. Il racconto di queste due donne sullo schermo è davvero commovente ed è raccontato con una delicatezza estrema. Come fa Paolo Virzì a raccontare così bene il mondo delle donne? Il tema del mondo femminile mi interessa molto come spettatore, lettore, come uomo. È il grande mistero della specie delle donne. Non, insomma, mi interessano un po' meno le madri coraggio, le eroine virtuose, mi interessano le donne sconvenienti, quei guai, i loro errori, così come mi interessano anche gli esseri maschi, diciamo, non edificanti, mi interessano personaggi fragili, imperfetti, mi interessa raccontare la vita come imperfezione. In questi ultimi mesi si è parlato molto di rinascita del cinema italiano. Penso a film come Veloce come il vento o Lo chiamavano Gigi Robot, che hanno riscosso tantissimo successo. Cosa ne pensa Paolo Virzì di questo periodo del cinema italiano? Ma sai, noi siamo quelli che celebriamo la morte del cinema italiano da quando è nato e poi la resurrezione del cinema italiano annualmente. Quindi io sento che questo momento è un momento interessante. Si può dire che sono orgoglioso di far parte della comunità del cinema, diciamo dei filmmakers italiani, perché sento che combattono a mani nude, non avendo un sistema che li agevola, ma che spesso riescono a spuntarle e riuscire ad arrivare al cuore della gente.